Michelle Hunziker, il primo Ferragosto da nonna, senza relax, al lavoro per una trasmissione televisiva. Michelle Hunziker, 46 anni, ha trascorso una lunga vacanza in Sardegna, insieme alla sua amatissima famiglia, dalle figlie Aurora Ramazzotti, 26 anni, Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni, al nipotino Cesare, con Goffredo Cerza, 27 anni, e altri amici. Sono stati giorni indimenticabili che la showgirl ha voluto racchiudere in un video ricordo dolcissimo. Nel giorno di Ferragosto, tuttavia, Michelle è volata in Germania. Scopriamo come mai e cosa farà oggi. Michelle Hunziker a Ferragosto. Michelle Hunziker è volata in Germania per il giorno di Ferragosto per lavorare ad una nuova produzione televisiva. La showgirl sembrerebbe aver terminato i giorni di pausa ed essere già tornata pronta e carica per la nuova stagione televisiva, a partire dalla TV tedesca che la accoglie ogni volta a braccia aperte. Michelle è sempre stata una stacanovista e i fan hanno apprezzato questo suo lato determinato e concentrato sin dall'inizio della sua carriera. Ad accompagnarla c'è il sorriso che sfoggia in tutte le occasioni. Paola Di Benedetto e Raul Bellanova allo scoperto. Il primo bacio pubblicato sui social. I fan, bellissimi. Paola Di Benedetto e Raul Bellanova si godono la loro storia d'amore che sembrerebbe procedere a gonfie vele. Dopo i gossip delle ultime settimane, la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto. Il laterale destro, che non è stato riscattato dall'Inter, era di proprietà del Cagliari, ed è finito al Torino. Si gode il grande amore con la showgirl, conduttrice radiofonica e modella, che fu anche ex Madre Natura, nel programma televisivo Ciao Darwin. Infatti, nelle ultime ore, l'influencer ha condiviso nelle sue Instagram Stories la foto del primo bacio sulle labbra con il calciatore. Si tratta del primo scatto pubblico di un loro scambio d'affetto. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Paola Di Benedetto su Instagram. Per Paola Di Benedetto si tratterebbe del secondo calciatore con il quale ha avuto una relazione. L'influencer è stata legata a Matteo Gentile dal 2014 al 2018. Successivamente ha amato l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte e i cantanti Federico Rossi e Comi. La tenera foto del bacio con Raul Bellanova, che Paola Di Benedetto ha condiviso nelle sue Instagram Stories, è stata particolarmente apprezzata dai fan che sono sempre più curiosi di conoscere ogni dettaglio della loro love story.